Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo con una nuova serie di cui si tratteranno di cose molto importanti e serie, che ora vi spiegherò un po'. Visto che, a parte gameplay, io avevo detto che facevo diverse cose perché a me piace provare diverse cose, avevo intenzione di fare una nuova cosa, che forse non sono il primo che la farà, ma non credo molti YouTubers la fanno. Ovvero parlarvi e aggiornarvi di nuove cose o di cose che succedono la maggior parte in Italia. Però la maggior parte si baseranno principalmente sul mondo dei videogiochi, ovvero il videoludico. A parte ciò, vi parlerò anche di cose serie che succedono in Italia, ovvero cose che sbagliate la maggior parte, che, e io lascerò un mio giudizio su queste cose e anche sui videogiochi di cui vi parlerò. Non so, di videogiochi ne parlerò, quelli famosi, anche quelli meno famosi, per farvi vedere qualcosa di carino e di bello. O almeno spero di farlo. Bene ragazzi, ora passiamo alle prime notizie. Come sapete, il 16 dicembre 2015 uscirà il film di Star Wars 7. Dopo tanto tempo e una lunga attesa, visto che i film sono stati fermati per non so, una cosa interna tra il produttore, se non mi, no, il regista e il vice regista, non mi ricordo ora cosa successe perché lessi tempo fa questa notizia. Però c'è un'altra nuova notizia. Questa sarà poco entusiasmante per alcuni perché non conoscono questo titolo di questo gioco. Però invece per chi lo conosce è molto felice di sapere questa notizia perché è un gioco molto atteso da milioni di fan di Star Wars. Ora non so se sul mio canale ci sono fan di Star Wars, o almeno spero che ci siano, perché questo è un videogioco che fa la storia del mondo di Star Wars perché è collegato con il film. Cioè ci sono molte scene di questo gioco che sono veramente molto collegate con il film, dove nel film non ci sono queste scene, o almeno la maggior parte di cosa succede in questo gioco. Allora, non so tutti se conoscete Battlefront 2, Star Wars, uno dei giochi più amati degli FPS e TPS sulla PS2, se possiamo dire così, o sempre dai fan di Star Wars ovviamente. È un gioco che lascia molto, cioè ti ha lasciato molto nella vita, tipo a me mi ha lasciato molto nell'infanzia. Ci ho giocato ben sì 5-6 anni, anche perché a parte la storia, cioè ti fai la campagna dove ti spiega una storia a parte che riguarda sempre il film, a parte quella c'è anche, ci sono diverse modalità in quel gioco dove non ti fanno mai annoiare, ovvero la conquista galattica che tu scegli tra, non so, Repubblica o separatisti, oppure l'impero a ribelli, dove tu conquisti la galassia, cioè devi conquistare tutti i pianeti. Questo è lo scopo, credo, non lo so. Dove poi comunque tu all'inizio hai poche tecnologie, tipo hai un tipo di unità e diverse cose. Ora non so il nuovo come sarà, ma guardando il trailer ho visto che ha una grafica spettacolare, sperando che per PC sarà così spettacolare. Ovviamente uscirà anche per PS4 e Xbox One, visto che comunque uscirà per la New Generation e per PC, probabilmente sarà un gioco con una grafica spettacolare. O almeno spero. Più che altro spero che rimanga un gioco simile al 2, perché quel gioco merita tanto. E spero che anche il 3 merita tantissimo, perché è un grande gioco. O almeno il 2. Il 3 sarà da scoprire, però dal trailer sembra molto bello e interessante. Bene, non so se sì, questo gioco si giocherà online, però le modalità saranno sempre le stesse, ovvero la campagna. Ci sarà la conquista galattica probabilmente e le partite che tu ti crei da solo, cioè non so, non mi ricordo ora come si chiamano, però dove tu scegli quante truppe devono uscire in una battaglia, cioè c'è la conquista dei territori oppure c'è la conquista della bandiera, la battaglia nello spazio, ci sono diverse cose, sperando che questo gioco sarà un capolavoro, perché sinceramente io lo aspetterò con ansia. Dovrò aspettare 5-6 mesi, credo, non lo so. Comunque dovrò aspettare. E spero, attendo con tanta pazienza, sperando che questo gioco sarà un bel gioco. O almeno speriamo. Beh, ragazzi, poi
parlato dopo di Star Wars, voglio parlarvi di cose molto importanti e molto serie, di cui mi sono rimaste un po' alla gola in questi giorni, anzi mi ha fatto un po' di rabbia queste cose, perché sicuramente anche a voi farà molta rabbia dopo quello che ho visto io e quello che vi dirò a voi di ciò che ho visto. Voi sapete che in questi 4 giorni, ovvero il 30, 1, 2, 3 maggio, c'è il Comic Con. Il Comic Con è una fiera del fumetto, ovvero si basa la maggior parte sul fumetto e un po' sui videogiochi. Come ben sapete, a Napoli ci sono delle persone che a noi, alle persone normali e amanti di videogiochi, fumetti o amanti di altre cose, che non vanno d'accordo con questo tipo di persone, ovvero noi li chiamiamo cuozzi e brenzole. Ve lo traduco in italiano: cuozzi sarebbero tipo i truzzi di Milano, solo che a parte essere truzzi, che si vestono, seguono la moda e si sentono grandi, danno fastidio alla città, rovinano delle cose importanti e storiche di Napoli, danno fastidio alle persone, molto danno fastidio alle persone, tra cui è capitato anche a me qualche volta di aver bisticci con queste persone. Cioè, sono persone che vogliono dare molto fastidio. E queste persone cosa hanno fatto? Visto che al Comic Con hanno cambiato la modalità di vendere il biglietto a causa di queste persone, perché venivano al Comic Con a dare fastidio, e l'anno scorso, 2014, hanno messo mani addosso a delle persone, ho visto ciò che hanno fatto, hanno insultato persone a caso, ed io mi sono anche arrabbiato da non andarci quest'anno al Comic Con. Cioè, io non ci andrò più, perché vedere queste persone che vengono al Comic Con e io vado al Comic Con per stare via da questo ambiente napoletano, perché la maggior parte è composto da questi elementi. E a me dispiace, perché Napoli è una grande città, è una città storica, è una città che merita tanto per i sacrifici che ha fatto in passato e anche ora, anche se in questo momento regnano troppi ignoranti nella nostra città. E questo mi dispiace. La cosa che mi fa arrabbiare, e per cui vi sto parlando del Comic Con 2015, a parte che hanno evitato di far entrare tutte queste persone a Comic Con, si sono dimezzate veramente tanto. Sapete l'idea che hanno avuto queste persone di fare? Scavalcare i muri del Comic Con per non pagare il biglietto, visto che non potevano nemmeno prenderlo. Cioè, rendiamoci conto, siamo in una città in cui, anzi siamo in un'epoca in cui dovremmo essere molto intelligenti, avere dei comportamenti giusti, non essere violenti, cioè dire addio alla violenza. Oddio, siamo nel 2015, ormai siamo in un'epoca che la violenza non dovrebbe nemmeno esistere più. E invece no, non è cambiato niente. Persone che vengono, ho sentito, non so se conoscete la pagina Il senso dei cuozzi al Comic Con. Bene, lì ho visto alcune cose che hanno continuato a fare al Comic Con: dare fastidio alle persone, quelle poche che sono entrate, e questa cosa. Io sono rimasto veramente sconvolto da questa cosa, cioè non so che dire. Per questo io ho abbandonato il Comic Con e non voglio più andarci. Spero di andarci qualche volta a Romix, a Lucca Comics, che lì sicuramente non troveremo questo tipo di persone. Oddio, non voglio fare cattiva pubblicità a Comic Con, però sinceramente se devo andare lì e devo vedere certe persone, sinceramente preferisco starmi a casa che rovinarmi delle giornate. A parte questa notizia, voglio passare alla prossima, e sarà anche l'ultima, perché visto che il video sta durando troppo e mi sono lasciato andare, perché a me piace tanto parlare di queste cose e sapere cosa ne pensate anche voi. Ora passiamo alla prossima notizia, che questa è anche molto più importante del Comic Con, ovvero dell'Expo, quello che è successo a Milano. Molti si sono lamentati che all'Expo alla fine sono dei magna magna, in napoletano diciamo magna magna, in italiano quelli che mangiano, cioè sulle nostre spalle. Oddio, questo è sbagliato, mangiare sulle spalle degli italiani, perché comunque noi facciamo tanti sacrifici, questi sacrifici li fanno soprattutto i nostri genitori, e noi, essendo adulti ormai, capiamo che loro hanno molti pesi sulle loro spalle. Però quello che hanno fatto i Black Bloc, questi qui, che sono andati a manifestare, sembrava con manifestazione pacifica. Però, più che altro, dopo quello che è successo, non credo che sia pacifica questa cosa, e non credo che sia un buon comportamento e un buon esempio per le persone. Manifestare è una cosa,
essere violenti e distruggere una città, bruciare macchine, distruggere negozi, che alla fine i politici non se ne fottono un cazzo. Voi avete distrutto delle cose che noi abbiamo pagato, che voi pagate. Cioè, alla fine è come se io distruggessi la mia macchina qui giù. Cioè, questo avete fatto. Non vi importa un cazzo di noi. Fate manifestazioni solo per fare ste cazzate. È il comportamento sbagliato. Non date nessun esempio. E questi black bloc sono delle persone sbagliate da seguire. Non sono degne di fare cose del genere. E nemmeno di manifestare, perché dopo quello che hanno fatto non meritano niente. Perché hanno fatto delle cose molto gravi. Molto gravi. Non hanno portato rispetto per la città, rispetto per le persone come noi che pagano tasse per quei negozi e per le macchine, e non hanno portato rispetto per la nostra nazione. Nonostante abbiamo dei politici di merda, non vuol dire che noi dobbiamo distruggere le nostre città, perché quella è casa nostra. Più adesso è ancora casa nostra. Questo non è il giusto modo di manifestare. Mi dispiace per quello che è successo, forse l'Expo non sarà una cosa giusta da fare, ma nemmeno quello che avete fatto voi. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se questa serie vi interessa e vi piace, fatemelo sapere sotto i commenti o lasciate un mi piace. Se a questa cosa vi piace, io la continuerò, perché a me fa piacere parlare di queste cose. A me, visto che mi piace anche informarmi delle cose, cercherò di impegnarmi di più e portare avanti questa cosa. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.